Gianni Colacione, 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale a Roma all'Hotel Summit. Siamo in compagnia di Walter Vecellio, che non esige ulteriori presentazioni. E ovviamente chiediamo subito come gli sembra questo congresso. Lui sicuramente avrà una storia di partecipazione ai congressi, diciamo quasi ormai epica. C'è stata un'emergenza che Pannella ci ha portato anche in radio attraverso una conduzione in diretta per quanto riguarda la partecipazione. Che ne pensi? Penso che se consideriamo che ci sono stati già tre congressi prima di questo, congresso dell'Associazione Coscione, congresso dei radicali italiani a Chianciano, congresso dell'Associazione Certi Diritti a Milano, questo è il quarto congresso nel giro di un mese e mezzo, diciamo così, quindi come partecipazione sia dei compagni o degli amici, delle compagne e delle amiche italiane e soprattutto le presenze che sono venute dai quattro angoli del mondo, adesso non mi chiedete di citare tutti i paesi perché non saprei neanche farlo, direi che è estremamente soddisfacente. Il problema che individuo, ma siamo ancora agli inizi, quindi è bene specificarlo, e mi auguro che sapremo superare questa che non è una riserva, è una riflessione con slancio come in passato abbiamo fatto, è se noi sapremo corrispondere alle tante domande e alle tante richieste che dai quattro angoli del mondo ci vengono. Noi abbiamo persone, ospiti, compagni che si sono iscritti, che ci vengono a rappresentare la loro realtà nei loro paesi, che spesso è estremamente molto più difficile e complicata di quella che possiamo vivere noi in Italia, regime di non democrazia, ma lì a volte sono regimi di carcerazione fisica e di persecuzione concreta. Ecco, se abbiamo le risorse, se abbiamo le intelligenze, se abbiamo le capacità, se abbiamo le energie per corrispondere a queste giuste domande che ci vengono fatte e dare corpo a quelle ambizioni che speriamo siano legittimate e non siano velleità. Ecco, questa è l'unica perplessità, però è una scommessa come altre che abbiamo fatto in passato, se non ci si prova non sapremo mai, e quindi è bene che si faccia quello che si fa. Quindi diciamo questi tuoi timori, insomma perplessità, riguardano un pochino l'aspetto organizzativo o di produzione, se così vogliamo dire, intellettuale? No, no, tutte e due le cose, organizzativo perché ci vuole denaro, ci vuole mezzi, ci vuole tempo, ci vuole insomma tante cose, ma poi anche la capacità di analisi, la capacità di comprensione, una cosa banale, superare le difficoltà linguistiche. Abbiamo una quantità di persone che si esprimono in inglese, che si esprimono in francese, che si esprimono in spagnolo, le lingue sono anche espressione di culture diverse, di modi di intendere diversamente magari la stessa cosa, parlare, faccio un esempio che va preso con le molle, di libertà sessuale per esempio in certi paesi dell'Africa forse può essere più difficoltoso che parlare in Europa, però è un discorso che va fatto. Oppure invece si può assistere a delle sorprese incredibili che riescono a comprendere molto meglio loro di quanto noi comprendiamo, però comunque insomma ci sono dei tentativi, delle cose che vanno fatte, e mi auguro che noi si sappia trovare in noi stessi la forza per poterle fare. Ecco. Poi il problema spesso è anche, come sempre, comunicativo. Io mi sono accorto qui intervistando dei compagni che vengono dall'Africa, ma dall'Africa sotto la fascia che è mediaticamente sovraesposta in questi ultimi mesi, quella delle cosiddette rivolte arabe, che in realtà poi l'humus interno che c'è politicamente e socialmente è molto diverso da quello lì dei paesi delle cosiddette rivolte arabe, che tra altre cose tra loro sono molto diversi e affrontano questo periodo di cambiamento in modo molto diverso tra loro, e spesso le accomuniamo tutti quanti in un calderone di rivoltosi e così via. Ed effettivamente i singoli regimi filtrano molto le informazioni su questo argomento. Questo non mi stupisce, se pensiamo, per restare al nostro campo italiano, che forse può essere quello che
vivendolo conosciamo meglio, siamo sommersi quotidianamente da una quantità di notizie, le informazioni poi sono estremamente difficili da reperire e poi anche la fondatezza di certe informazioni, quindi figuriamoci quando si esce dai confini nazionali. E uso per comodità l'espressione confini nazionali perché siamo avvantaggiati almeno da una lingua comune, quindi possiamo comunicare senza l'intermediazione di una traduzione, figuriamoci le difficoltà come possono aumentare quando ci si trova a confrontare diverse culture, diverse storie, diverse esperienze. Queste sono difficoltà che dobbiamo mettere in conto. Ripeto, è tutto come dite, come hai detto, informazione, conoscenza, sapere, tutto vero. È una grande scommessa. Sentivo ieri l'altro giorno Pannella che addirittura faremo un monitoraggio e una sorta di, chiamiamola così, come si può dire, di inchiesta sullo stato delle carceri nel mondo. Beh, insomma, obiettivo più che lodevole, formidabile, ambizioso, intrigante, trovate gli aggettivi che volete. Poi da lunedì c'è da mettersi le mani nei capelli, dice, da che parte cominciamo? Che a stento riusciamo a conoscere la realtà italiana, insomma, fino a 3 mesi fa io credo che noi stessi si ignorava che per quel che riguarda la piccola, tra virgolette, questione degli spazi, i maiali hanno più diritto a spazio di quanto ne abbiano gli esseri umani. Un piccolo esempio indicativo di come abbiamo bisogno noi stessi di studiare, di acquisire informazione, conoscenza e quindi anche delle difficoltà, perché assieme a questo tentativo di studiare non è che ci mettiamo ognuno di noi nella nostra torre d'avorio, riprendiamo dei libri e studiamo, no, contemporaneamente bisogna assicurare una quotidiana azione militante e quindi agire su questo doppio binario e da qui la difficoltà, considerando che siamo alla fine sempre 4 gatti con sempre 4 soldi, però ripeto, vale la pena di provarci. Questa cosa che mi ha fatto venire in mente adesso che hai detto dei maiali è stata, se non sbaglio, oggetto di una telefonata in un filo diretto recente proprio questi due o tre giorni prima del congresso su Radio Radicale. C'è stata una signora appunto che ha tirato fuori questo paragone, che speriamo quanto prima che i nostri carcerati vengano trattati perlomeno come i maiali. Speriamo che non vengano trattati i maiali come gli esseri umani, insomma, perché anche loro tutto sommato, insomma, adesso stiamo un attimo nella ceglia, quando si viaggia in autostrada e si vede in certi camion come queste povere bestie vengono portate, che ne so, da Milano a Reggio Calabria, in queste gabbie che si vedono, in questi chilometri, 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 uno stretto all'altro, immagino senza bere, insomma è qualcosa di, stavo per dire inumano, non so come definirlo, qualcosa di crudele, ecco. Io devo dire che dopo aver visto 2 o 3 di questi convogli non ho più il coraggio di mangiare prosciutto, salami e tutto quello che deriva da... lasciamo perdere poi come vengono ammazzati. Vabbè, ma comunque adesso stiamo divagando. No, neanche tanto, Walter, c'è tutto un filo secondo me. Sul quanto riguarda il rispetto degli animali, dei diritti degli animali, io sono molto sensibile. Infatti a 2 dei compagni qui spagnoli avevo chiesto se era proibita finalmente la corrida. Loro sappiamo che hanno la tauromachia, è una cosa molto nutrita. Io, diciamo, molto presente nella cultura spagnola. Sarà sempre troppo tardi secondo me quando abrogheranno o elimineranno il palio di Siena, perché, e questo personalmente ritengo, che gli animali farli rientrare nella catena alimentare umana è pur sempre una cosa molto più degna che utilizzarli per fine ludico. Con i pali, le corride, gli acquari. Le corride, possiamo metterci gli zoo, ci possiamo mettere i circhi, quant'altro. L'unica cosa su cui vorrei instillare almeno un elemento di problematicità, nel senso che non sono neanche sicuro di quello che dico, mi devo fidare sulla parola, ci sono una quantità di scienziati che mi dicono che per esempio la sperimentazione di certi farmaci che vanno testati, eccetera, eccetera, la sperimentazione animale è necessaria. Non sto parlando di emuli di scienziati nazisti che si divertono a scuoiare gli animali, ecco. Sto parlando però di
scienziati che ci dicono: guardate che una quantità di malattie gravi, neurodegenerative, che possiamo studiarle, lavorarle, trovare dei rimedi solo in quel modo lì. E ecco, su questo almeno un elemento di problematicità ci sono, mi rendo conto, compagni e compagni che sono, lo dico con un senso benevolo, fondamentalisti, perché dice no, non si tocca, non si fa. Sarei più pragmatico e più empirico. Non bisognerebbe più assumere antibiotici e medicine. Forse qualche volta è un male necessario, mettiamola così. Però confesso la mia ignoranza, non sono scienziato, però mi fido della parola, per esempio, di molti degli scienziati dell'Associazione Coscioni, che ci mettono in guardia appunto da una certa rigidità. Ecco, esiste una convenzione europea che fissa dei paletti piuttosto rigidi, per cui questi test si possono fare solo in determinate circostanze, seguendo certi protocolli. Mi fido di un Corbellini, mi fido di, non so, ho fatto un nome ma ne potrei fare mille altri, di questi scienziati che ci avvertono: guardate che Alzheimer e altre malattie noi possiamo testarle solo in questo modo. L'ultimo esempio, la professoressa, credo Elena Cattaneo, che è riuscita a trovare un farmaco che va testato ancora, però lo stanno testando sugli animali, che ha dato risultati almeno sulla carta lusinghieri. Insomma, bloccare la ricerca, libertà di ricerca è anche questo, insomma. Naturalmente non sto predicando il dolore fino a se stesso, però insomma neanche l'eccesso in senso contrario. Comunque sappiamo, Walter, che oggi comunemente nelle nostre città, nei nostri agglomerati urbani antropizzati, in cui è impossibile non accorgersi di ciò che accade al vicino, si fa molto di più, ha molto più possibilità di essere soccorso un gattino per strada che un essere umano che si sente male. Su questo non c'è il minimo dubbio. L'essere umano bisogna che diventi un caso televisivo, e allora mille persone immediatamente si muovono a pietà. Vabbè, è così, non è bello, ma è così. Walter, scusa, Walter, possiamo dire dal serio al quasi faceto, ma vabbè, non vorrei essere oltreggioso. Questo nuovo governo Monti e i suoi primi provvedimenti, come ti sembrano? Allora, io sono contento che ci sia un governo altro da quello che ci ha preceduto, perché francamente non ne potevo più di essere additato dall'opinione pubblica internazionale non per le eccellenze che questo paese ha e ha avuto, ma per Bunga Bunga, Obama abbronzato, cucù con la Merkel e quant'altro. Queste sono solamente le cose più vistose di un Presidente del Consiglio e di un esecutivo che aveva perso ogni credibilità e che era anche potenzialmente ricattabile, perché questa storia dell'escort, per esempio, non è importante in quanto costumi e abitudini private del Presidente del Consiglio, ma se io c'ho un Presidente del Consiglio che è ricattabile su questo versante, mi domando quale azione di governo mi può assicurare anche sulle cose serie. Quindi non c'è dubbio che preferisco il Loden al Bunga Bunga. Detto questo, io posso anche ammettere, non sono un parlamentare, lo fossi, molto probabilmente voterei questa manovra economica così come è stata congegnata, anche se è la manovra che è stata fatta per fare cassa subito nel modo più facile. Si aumenta la benzina, l'unica cosa che non hanno ancora fatto, ma la faranno, è aumentare le sigarette. Però l'ICI, prima casa, pensione a 67 anni e 7 mesi, su cui potrei avanzare più di una riserva, perché mi chiedo dal punto di vista dell'azienda qual è la produttività e il vantaggio di avere un lavoratore che sta perdendo tutti i suoi riflessi e che gli costa sicuramente il doppio di un lavoratore giovane. Insomma, potrei fare mille, le casse dell'INPS ne beneficeranno.